15 settembre 1935. In occasione del congresso del Partito Nazionalsocialista vengono approvate per acclamazione due leggi, le cosiddette leggi di Norimberga. La prima, la legge per la cittadinanza del Reich, stabilisce l'esistenza di due gradi di cittadinanza. Soltanto chi abbia sangue tedesco può essere considerato cittadino del Reich e, come tale, beneficiare dei pieni diritti civili e politici. Tutti gli altri sono declassati al rango di cittadini dello Stato. La seconda, la legge per la protezione del sangue e dell'onore tedesco, proibisce il matrimonio fra ebrei e non ebrei e prevede per i trasgressori pene detentive severissime. Ecco le carte dell'infamia, l'aquila, le firme e i sigilli del Terzo Reich. Ecco i documenti che hanno ispirato e permesso di discriminare prima e poi di gasificare 6 milioni di ebrei. Vi si dice chi è un ariano puro, vi si sancisce che un germanico non può unirsi a una donna ebrea e altre amenità, approvate dal partito nazista nel 1935. Le leggi di Norimberga sono espresse in un documento di 3 pagine appena, fino a ieri conservato allo Skirball Cultural Center nei pressi di Los Angeles. Il documento, da oggi a disposizione di tutto il mondo, viene esibito pochi giorni dopo la fine, nei Balcani, delle ultime stragi in nome di concetti quali razza e purezza etnica. Il manoscritto fu trovato dai militari statunitensi al momento della presa di Norimberga, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il generale Patton li requisì e li consegnò alla biblioteca californiana. Le leggi di Norimberga sono importanti perché costituiscono il supporto scritto alle deportazioni e stermini di massa. Ma dopo le stragi, vecchie e nuove, dopo gli orrori della storia, ricordiamolo. Gli scienziati dicono che il concetto di razza umana è una truffa scientifica e storica. Uomini e geni, genti con i loro caratteri inscritti nei loro corredi ereditari. Caratteristiche impresse nel DNA, ma che non servono a dimostrarci che esistono le razze tra uomini. Diciamolo subito, le razze umane non ci sono, è un'invenzione e a volte una comoda idea. Esiste invece l'uomo, con i suoi tipi, le caratteristiche somatiche che mutano soprattutto ad effetto delle circostanze geografiche e anche storiche, climatiche, ambientali. Razza, riferita all'uomo, è un'idea che nulla ha a che fare con le classificazioni scientifiche. Unisce piuttosto, e artificiosamente, membri di gruppi più o meno grandi nei momenti di crisi e di paura. La scienza spiega che i corredi genetici non sono esclusivi di certe comunità, lo diciamo oggi che si tende a spiegare tutto con il gene, ma che percorrono trasversalmente l'intera umanità, bianchi, neri e gialli.